Sono Angelo Raimondi, sono un compagno di sinistra classe Rivoluzione, sono un delegato sindacale della FIL CAMS CGIL e all'interno della CGIL aderisco all'area Giornate di Marzo, area alternativa in CGIL. Oggi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su una situazione storica importante per quello che riguarda il movimento dei lavoratori in Italia. Parliamo della rivolta di Piazza Statuto di Torino. Una rivolta importante, una situazione importante per quello che riguarda il mondo dei lavoratori per la lotta di classe in Italia, storicamente molto importante, anche se in realtà nelle cronache è poco riconosciuto. Su questi fatti, ad esempio, ci sono anche poche pubblicazioni di natura organica su ciò che è accaduto. E, a nostro modo di vedere, ha delle motivazioni ben particolari, sia perché se ne è parlato poco, e delle motivazioni particolari per cui invece oggi noi ne parliamo. Però partiamo dall'inizio e cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione di quelle giornate. La rivolta di Piazza Statuto, come abbiamo detto prima, parliamo di Torino, parliamo del 1962 e per la precisione parliamo delle giornate del 7, 8 e 9 luglio. Potremmo chiudere questa discussione parlando praticamente di ciò che è accaduto in quella piazza, quindi degli scontri anche violenti tra i manifestanti, tra i lavoratori presenti in piazza e le forze dell'ordine, quindi polizia e carabinieri. Tre giorni di lotte e di scontri, soprattutto il sabato e il lunedì. E potremmo banalmente chiuderla, come hanno fatto molti in quell'epoca, su tutti e due i fronti, tutti e tre i fronti, quello padronale, quello di classe, quindi sindacale e politico, e quello istituzionale, governo, prefettura, questura, eccetera. E quindi limitarci a questa cosa. Un po' passateci il parallelo, ne faremo qualcuno all'interno di questo video, ma solo a modi di esempio, non perché ci siano delle correlazioni strette, un po' come accadde nel 2001 a Genova, dove molto si puntò sugli scontri, sulle violenze, e in quel caso soprattutto da parte governativa e padronale, e molto poco invece sul contenuto e sull'oggetto del contendere. Perché ci furono queste lotte, ci furono questi scontri? Il 62 è l'anno in cui, per quello che riguarda i metalmeccanici, ci furono tutte le trattative iniziate nella primavera e concluse poi nel dicembre dello stesso anno per quello che riguarda il rinnovo del contratto nazionale. Per quello che riguarda poi Fiat, c'era anche tutta la partita sul il rinnovo del contratto aziendale. Fiat, lo ricordiamo, è un'azienda importantissima per quello che riguarda l'economia del nostro paese, con tutte le evoluzioni che il gruppo Fiat ha avuto in questi decenni e anche con l'evoluzione di questi ultimi anni, con lo spostamento della sede fiscale in Olanda, il fatto che è diventata un'azienda internazionale 360 gradi, avendo aziende dislocate in tutte le parti del mondo, ma ancora di più forse era importante Fiat in quegli anni perché era veramente un'azienda enorme per quello che riguarda il numero di addetti in Fiat, un'azienda enorme perché aveva un bacino intorno che lavorava solo per Fiat, e un'azienda importante perché
politicamente era molto importante a livello generale e in particolare per quello che riguarda il settore del metalmeccanico. Ed era particolare perché Fiat era un'azienda un po' a sé stante rispetto a tutto ciò che c'era nel paese in quel momento. Come dicevamo, c'erano trattative per il rinnovo del contratto aziendale e la commissione interna, quella che oggi noi potremmo definire la RSU, cioè quindi i delegati sindacali per semplificare il ragionamento, ma le categorie di settore, quindi la FIM, la FIOM e la UIM, dichiararono sciopero proprio nelle giornate di quel fine settimana. Proprio perché Fiat non voleva rinnovare il contratto. Parliamo di un'azienda dove si lavorava 48 ore la settimana di norma, ai quali poi andavano aggiunti gli straordinari, e quindi si lottava per avere una settimana lavorativa alle 40 ore per un adeguamento salariale, visto che tra l'altro Fiat andava bene e poi faremo un passaggio su questa cosa qua dei conti Fiat e poi soprattutto per il controllo, quindi la parte organizzativa all'interno dell'azienda, perché il controllo dell'organizzazione legata al Cottimo, che in quel periodo si usava anche il Cottimo, il fatto che c'era uno sviluppo tecnologico già allora, ovviamente diverso da quello che c'è oggi delle famose aziende di oggi 4.0, e al mercato nazionale in piena espansione, teniamo presente che nel 62 siamo in pieno boom economico. Quindi si dichiara sciopero perché l'azienda insomma non ne vuole sapere, ma la famosa goccia che fa traboccare il vaso qual è? Che Fiat raggiunge un accordo, però un accordo separato, un accordo che firma con la UIL di categoria e con il SIDA. Il SIDA è un sindacato giallo, quindi un sindacato per antonomasia filo padronale, che nasce da fuoriusciti della FIM e della CISNAL. La FIM CISL e la CISNAL, che è il sindacato di destra, il sindacato fascista. E si forma questa SIDA, questo sindacato giallo. Praticamente trovano un accordo, quindi un accordo separato, e sostanzialmente l'accordo verte solo su degli aumenti salariali, neanche così elevati, ma dove non cambia niente per quello che riguarda l'organizzazione del lavoro e quindi il controllo di tutta l'organizzazione del lavoro da parte dei lavoratori, appunto da parte del sindacato. Perché viene firmato questo accordo? È presto detto. Da parte padronale, il ragionamento che fa Valletta, che era l'amministratore delegato storico prima ancora di Romiti, che verrà in seguito, Valletta cosa pensa? Che la UILM, quindi la UIL dei metalmeccanici, e la SIDA insieme fanno il 63% della commissione interna. Quindi il ragionamento è: se io riesco a firmare con loro che hanno il controllo di più della maggioranza della commissione interna e quindi si presuppone dei lavoratori, io porto a casa un grande risultato, che firmo un accordo che comunque non mi impegna molto e dall'altra parte rompo il fronte sindacale. La UIL si giustificherà dicendo che firmare quell'accordo aziendale con Fiat avrebbe rotto il fronte padronale. Perché? Perché a livello nazionale, per quello che riguarda i metalmeccanici, il padronato tutti insieme
non voleva firmare il rinnovo del contratto, e avendolo firmato con Fiat, seppur nelle condizioni che abbiamo accennato prima, si andava a rompere il fronte padronale. Per cui quello che in buona sostanza le due parti in causa concordano, ognuno dal proprio punto di vista, che avrebbero rotto il fronte altrui, padronale per un verso e sindacale per l'altro. La realtà invece poi ci dice che le cose non andarono propriamente così. Appena si venne a sapere della firma, scoppiarono subito movimenti, agitazioni. La firma è stata fatta 2 giorni prima dello sciopero già dichiarato. Ovviamente la UIL poi ritira la propria adesione allo sciopero, mentre ovviamente la FIOM, CGIL mantiene lo sciopero, e anche la FIM-CISL, pensare oggi una FIM-CISL di quel genere fa abbastanza sorridere, ma la FIM-CISL di quegli anni, così come è stata per qualche anno a venire, era invece sostenuta da lavoratori anche molto tenaci, arrabbiati e combattivi, e quindi la FIM-CISL mantenne l'adesione allo sciopero che avevano già indetto. La paura per la non riuscita dello sciopero era tanta. E il 7, sin dalle prime ore dell'alba, anzi ancora prima dell'alba, gli attivisti più arrabbiati, le avanguardie potremmo dire, insomma, si piazzarono già davanti ai cancelli della fabbrica, delle fabbriche della FIAT di Torino, cercando di convincere i lavoratori a non entrare, perché era importante che riuscisse quello sciopero per dimostrare all'azienda e ai firmatari, quindi alla UIL e al SIDA, che quello era stato un errore gravissimo. Praticamente la paura della non riuscita dello sciopero si mantenne fino a metà della mattinata del 7 di luglio, quando poi invece con grande gioia e soddisfazione si parla di scene entusiastiche fuori dall'azienda, con urla di giubilo e di gioia, perché in realtà invece lo sciopero riuscì e riuscì, e come tantissimi, tantissimi lavoratori, la stragrande maggioranza, non entrarono in fabbrica, e quei pochi che lo fecero, per paura di ritorsioni, per questioni anche legate alla propria situazione familiare e personale, che insomma è sempre difficoltoso scioperare, per le paure di ritorsione da parte dell'azienda, quei pochi che entravano in fabbrica, dicevamo, lo facevano a testa bassa, perché consapevoli insomma, di fare una cosa che era in quel momento soprattutto sbagliata, ma la stragrande maggioranza dei lavoratori aderì allo sciopero. A quel punto qualche militante cominciò a dire ai presenti: benissimo, lo sciopero è riuscito, il picchetto è funzionato, le parole d'ordine sono state capite dai lavoratori, per cui la fabbrica è vuota, allora adesso noi non ha più senso che noi si resti qui davanti alla fabbrica, facciamo altro. E cosa fecero? Andarono in piazza Statuto. Perché in piazza Statuto? Perché in piazza Statuto c'era la sede della UIL, e quindi volevano andare a protestare proprio sotto la sede della UIL per urlare la propria rabbia nei confronti di questo sindacato, appunto maggioritario all'interno di Fiat, dicendo loro, urlando loro in faccia dell'errore grave che avevano fatto, del fatto che avevano rotto il fronte dei lavoratori, e non erano solo lavoratori, delegati, attivisti, insomma, della FIOM-CGIL o della FIM-CISL, ma erano anche molti lavoratori della UIL arrabbiati con i propri dirigenti, che andavano lì appunto per dire loro quanto avessero fatto male a firmare quell'accordo e per stracciare in faccia a loro le loro tessere. Ovviamente, come arrivarono i lavoratori
in piazza. E tenete presente che a seguito anche di tutti i picchetti, insomma, che c'erano stati anche nei giorni precedenti, perché si arrivava da tutta una serie di scioperi, le forze dell'ordine erano già allertate. D'altra parte, Fiat, che diciamo prima grandissima azienda sul territorio nazionale, anche con un peso politico elevato, per cui i legami diretti con la questura, la prefettura della città, ma anche con il Ministero degli Interni erano elevati, era un legame molto molto forte, molto molto stretto. E quindi le forze dell'ordine arrivarono in massa in Piazza Statuto per evitare dal loro punto di vista che non ci fossero disordini e anche per proteggere i dirigenti, insomma, funzionari della UIL dove lì avevano la loro sede. Questo qua è stato il primo passaggio. Ovviamente gli animi erano caldi da parte dei lavoratori, ovviamente arrabbiatissimi per questa cosa, e animi caldi da parte della polizia, che dobbiamo fare questa premessa, non aveva proprio, diciamo così, non andava con i guanti bianchi nelle piazze dove c'erano le manifestazioni dei lavoratori. Non è stata mai troppo delicata la polizia nei confronti del lavoratore, non è mai stata storicamente. Ci sono varie testimonianze dal secondo dopoguerra ad oggi di cariche della polizia in maniera pesante, tanto per fare un esempio, quando nel 48 ci fu l'attentato a Togliatti, i lavoratori, che poi molti erano partigiani, che da poco avevano lasciato a torto collo le armi, ma che non avevano riconsegnato e che avevano ripreso in quel momento dopo l'attentato a Togliatti, e beh, lì ci furono scontri duri perché i lavoratori scesero in piazza per difendere il loro leader e la democrazia, perché quell'attentato fu visto come un attacco anche alla democrazia. E beh, a parte gli scontri con i fascisti del movimento fascista, appunto dell'MSI, quindi il partito post-fascista, insomma, che c'era già in quegli anni, ci furono degli scontri con la polizia e furono uccisi 62 lavoratori, più di 3.100 feriti. Più di 90.000 arresti con 19.000 condanne, ma questa cosa qua andò avanti per tutti gli anni a seguire. Nel 1960, quando ci furono gli scontri a Genova, proprio per evitare che il Movimento Sociale Italiano, quindi appunto l'MSI, potesse fare il proprio congresso nazionale, dove i lavoratori, insieme al sindacato, insieme agli ANPI, scesero in piazza per difendere anche lì la propria democrazia e si scontrarono e obbligarono il governo a bloccare il congresso del Movimento Sociale. Beh, anche lì però la polizia non ci andò leggera. Tambroni, presidente del Consiglio di allora, diede l'ordine alle forze dell'ordine, scusate il gioco di parole, di utilizzare anche le armi da fuoco qualora fosse necessario. E infatti questa cosa andò avanti anche dopo Genova, nelle giornate a seguire dagli scontri di Genova, tanto che si ricordano purtroppo un morto a Licata il 5 luglio, il 7 luglio i 5 morti di Reggio Emilia, e poi l'8 luglio un morto a Palermo e un morto a Catania, proprio perché negli scontri di piazza la polizia andava già con l'intento di sedare in maniera pesante eventuali situazioni non piacevoli dal loro punto di vista e dal fatto che potessero usare anche le armi. Quindi anche in quel caso la polizia andò in piazza ovviamente non con intenti pacifici. Quello che accadde in piazza fu un'evoluzione costante perché dopo che ci fu il primo afflusso di lavoratori in piazza, a
Arrivarono dirigenti sindacali della FIM CISL, della FIOM CGIL e anche del PCI. Arrivò Gravini, che era il segretario della CGIL di Torino, in seguito noto esponente del Partito Comunista e in seguito ancora di Rifondazione Comunista dopo la scissione del PCI. Arrivarono dirigenti del PCI torinese, ovviamente, ma poi arrivò anche Pajette, intervenne l'onorevole Sulotta, se ricordo bene il nome, e invitavano i propri militanti di partito, sindacali, le proprie avanguardie ad andare via da quella piazza, di tornare o nelle camere del lavoro o nelle sedi di partito, oppure di andarsene tranquillamente a casa, perché insomma lo sciopero era riuscito, non c'era più motivo di stare in quella piazza, insomma, di accettare lo scontro con la polizia. Le cronache raccontano che in effetti una parte di questi lavoratori, forse quelli più anziani dal punto di vista sindacale, quelle più legate alle strutture di partito, alle strutture sindacali, seguirono l'invito dei loro dirigenti. Ma non fu così per tutti. Anzi, nel pomeriggio del giorno 7, più tranquilla domenica 8 e lunedì 9, ci fu un afflusso costante nella piazza, soprattutto di giovani leve. Questo fu uno degli elementi che scombussolò un po' i piani di tutti e che diede origine poi a diverse letture di questa rivolta di Piazza Statuto. La dinamica è che comunque ci furono scontri e ci furono scontri pesanti in quei 3 giorni, con fermati, feriti, arrestati, con processi in direttissima. Ci furono ben 2 processi in direttissima in quel mese di luglio, uno l'11 di luglio e l'altro il 27 di luglio. E ricordiamo, vado a vedere i numeri, ci furono 1215 fermati, 90 arrestati e rinviati a giudizio per direttissima e 100 denunciati a piede libero. Nel primo processo per direttissima dell'11 luglio, gli unici testimoni reputati attendibili, e lo dico con tutte le virgolette del caso, furono i poliziotti. E tranne 3 degli imputati che furono assolti per insufficienza di prove, tutti gli altri furono condannati da 2 mesi a 1 anno e 7 mesi. Nel secondo processo per direttissima le pene furono un pelino più alte perché gli imputati avevano già dei precedenti penali, ma stavamo parlando di resistenza pubblico ufficiale o cose del genere, diciamo di secondaria importanza, ma che aggravò ovviamente la loro posizione da un punto di vista processuale. Secondo i pubblici ministeri, soprattutto i fatti di lunedì 9, quando secondo loro non c'erano più neanche le condizioni sindacali per stare in piazza, e sarebbe carino capire su quali elementi i pubblici ministeri arrivarono a questa deduzione. Comunque, disse appunto che le motivazioni dello sciopero non c'erano più, che quelli in piazza erano soprattutto dei pregiudicati, che non sa bene chi fossero i mandanti, né qual era lo scopo del loro essere in piazza a far casino, ma siccome era chiaro che fosse tutto organizzato, quello stare in piazza si poteva contestualizzare come adunata sediziosa e quindi in quanto tale giustamente repressa dal loro punto di vista, e giustamente condannati. Poi le varie chiavi di lettura, come dicevamo all'inizio, che furono date, furono un po' queste qua. Secondo la prefettura, secondo le forze dell'ordine, soprattutto in una prima fase, era appunto una cosa orchestrata e organizzata
soprattutto dalla FIOM-CGIL e dal Partito Comunista Italiano. Per la CGIL e per il PC, invece, a parte l'inizio, come dicevamo prima, la tarda mattinata, le primissime ore del pomeriggio, dove c'erano lavoratori, delegati e sindacali, in realtà dopo la piazza si riempì di facinorosi, di estremisti di destra e di provocatori della polizia, che quindi in quella piazza lavoratori non ce n'erano, quindi la responsabilità era della destra. Tambrone, che non era più Presidente del Consiglio, perché dopo i fatti di Genova di 2 anni prima, quelli che abbiamo raccontato poc'anzi, dovette dare le dimissioni perché la stessa Democrazia Cristiana gli chiese di dimettersi, disse che le forze dell'ordine erano state anche troppo gentili nei confronti dei manifestanti, che dovevano andare in maniera più pesante a reprimere queste lotte. Va detto anche che da documentazioni, all'inizio secretate, ma poi rese pubbliche anni e anni dopo, diciamo, documentazioni sia della prefettura che della questura, di Torino, si evince che in accordo con il Ministero degli Interni, la polizia aveva l'ordine sì di reprimere, perché questo era il loro compito, però di non esagerare e di controllare singoli poliziotti che potevano avere iniziative personali, che voleva dire che potevano sparare, detto in parole povere, perché si doveva mantenere un certo equilibrio. Da cosa era dovuto questo equilibrio? L'equilibrio era dovuto che nel 62 c'era un governo di centro-sinistra, o per meglio dire, un governo di centro di democristiani liberali, però con l'appoggio esterno del Partito Socialista. Tra l'altro, il fatto che ci fosse un governo, diciamo così, di centro-sinistra, faceva sì che i lavoratori fossero ancora più positivi e ottimisti, perché pensavano che avendo all'interno di quel governo una frangia, seppur, diciamo così, con un appoggio esterno, loro amica, che in quel caso erano i socialisti, e con un PC che era l'opposizione, ma che era sempre più un'opposizione morbida e comunque, diciamo così, aperta nei confronti di questo governo, le loro lotte potessero in qualche maniera essere anche sostenute, se non avallate, o comunque non represse nel sangue, come era accaduto fino a pochissimi mesi, anni prima, proprio perché c'era un governo amico. Lo stesso Valletta, insomma, in alcune sue dichiarazioni, lasciava intendere che questa cosa del governo centro-sinistra creava qualche scompenso anche all'interno della compagine padronale. E per cui la polizia è andata giù pesante, ma non come Tambroni, in realtà Tambroni, la destra democristiana o la destra fascista, pensava e sperava. Tra l'altro, i dati ufficiali davano 169 feriti tra le forze dell'ordine e solo 9 tra i manifestanti. In realtà anche questi qua sono dati fasulli, perché quelli sono dati, diciamo così, che la questura e la prefettura davano dei feriti in piazza. Quello che però loro non dicono è che invece molte, molte, molte testimonianze di lavoratori hanno dato, lavoratori che erano presenti in quelle piazze e che hanno reso, e si trovano in un libro, appunto, La rivolta in piazza Statuto di Dario Lanzardo, davano di quelle giornate. È che tutti i lavoratori che venivano caricati sui cellulari, sui camion della polizia, dei carabinieri, portati nelle caserme, quando arrivavano in caserma ricevevano un trattamento, e che anche qui parallelismi ricordano molto Genova 2001, o andando in questione temporale, Genova 2001 ricorda quei fatti,
Entravano nelle caserme dove c'erano due schiere di poliziotti carabinieri, i lavoratori passavano in mezzo alle due schiere di poliziotti e carabinieri e venivano insultati, che è tutto sommato la cosa minore, ma ricevevano sputi, schiaffi, calci, manganellate, e chi più ne ha più ne metta. Qualcuno ne ha prese poche, qualcuno ne ha prese veramente tante ed è uscito veramente malconcio da quei fatti. Ma testimonianze anche di passanti, perché poi molta gente si fermava intorno alla piazza nei 3 giorni, anche perché ribadiamo una piazza centrale, si fermavano per capire cosa stesse succedendo, per vedere, insomma, anche per curiosare, e molti che non c'entravano niente con quelle lotte hanno preso veramente una manica di botte, perché poi quando le forze dell'ordine attaccavano, attaccavano senza stare troppo a guardare chi capitasse in mezzo. E quindi anche ribadiamo persone che non, nulla c'entravano in quegli scontri, hanno preso botte. Diciamo che poi gli scontri appunto finiscono nella notte tra lunedì e martedì. Cosa succede poi? Come dicevamo prima, c'è un vuoto, o comunque delle incongruenze nell'analisi, perché tutti giocano sul fatto di manifestanti facinorosi perché mandati dalla sinistra, o facinorosi perché mandati dalla destra, facinorosi perché infiltrazioni della polizia, ma a molti sfugge il fatto che quelli che erano in piazza erano lavoratori. Non erano per la maggior parte i lavoratori, quelli, diciamo così, l'aristocrazia operaia, quelli più sindacalizzati, ma erano la giovane manovalanza dell'immigrazione meridionale, perché dobbiamo ricordarci che nel nord in generale, nel famoso triangolo industriale Torino-Milano-Genova, a Torino in particolare per la questione della Fiat, in quegli anni migliaia e migliaia di giovani lavoratori si trasferirono dal sud al nord, dove vivevano in condizioni, passatemi il termine, subumane o comunque poco umane, perché c'era del razzismo da parte dei settentrionali, in questo caso dei torinesi, ovviamente non da parte di tutti, questo va da sé, comunque da parte di molti nei confronti di questi immigrati del sud, perché vivevano spesso in singole stanze, in garage, in più di una persona, ovviamente in 3, 4, 5 persone, e poi in fabbrica avevano la pressione della fabbrica, in questo caso di Fiat, che era un'azienda militarizzata proprio perché le guardie aziendali, tra l'altro, erano molti, erano ex poliziotto carabinieri. Militarizzata perché il lavoro a catena già di per sé è alienante, militarizzata perché i caporeparto e i capofficina si comportavano come se fossero dei militari, perché comunque il contesto interno alla fabbrica era un contesto pesante e difficoltoso. E quindi vivevano, come tutti gli operai, con le condizioni estreme e pesanti dentro la fabbrica. Vivevano una situazione pesante, difficile nella vita fuori dalla fabbrica, e non avevano per il proprio retroterra culturale quella concezione della politica, del sindacato, anche il fatto di essere intruppati, inquadrati, nella accezione positiva del termine, all'interno di strutture. E in quel contesto tutta la loro rabbia esplose, perché come succede spesso, stati d'animo che esplodono all'improvviso, diciamo così, ma che sono figli di una situazione che parte da lontano, non è una cosa che così di punto in bianco, senza nessun motivo. Tu accumuli rabbia, accumuli fatica, accumuli stress, ti senti impotente per molto tempo, ma a un certo punto c'è un qualcosa che fa esplodere la tua rabbia. È quello che molti partiti
a sinistra, in questo caso il PC e il PSI, ma come la stessa CGIL, non hanno colto. Non hanno colto, non hanno voluto cogliere, non hanno saputo cogliere. La prefettura, la questura, dimostrarono in quei giorni che avevano ricevuto più volte telefonate appunto dall'onorevole Sulotto, come avevo detto prima, o da Pajette, dove loro si dissociavano completamente da quello che stava accadendo nella piazza, dicendo quelli non sono lavoratori, ma le stesse istituzioni non riconoscevano quello che stava accadendo, la stessa Fiat non riconosceva quello che stava accadendo, e quello che era accaduto in realtà era l'ingresso in campo di un nuovo soggetto politico, o meglio di un vecchio soggetto politico, cioè il lavoratore, ma sotto una nuova veste, in un'altra situazione. Per cui questo ha scombussolato tutte le carte in tavola, diciamo così. Quella cosa qua poi è andata avanti negli anni fino ad arrivare alla fine degli anni 60, quindi poi con lo scoppio famoso del 68 e 69, di cui qui non entreremo perché poi ci sarà un altro video dove entrerà nel merito di quelle vicende. Ma quella situazione è anche figlia di altri contesti accaduti precedentemente, perché dopo le sconfitte degli anni 50 del movimento operaio in generale, del movimento dei lavoratori, in particolare degli operai Fiat, dopo tutti gli scioperi falliti anche dell'autunno, dell'inverno precedente, e anche nella contrapposizione all'interno del movimento dei lavoratori, perché quando c'erano gli scioperi per il contratto nazionale, già che erano partiti questi scioperi, queste mobilitazioni nella primavera del 62, gli operai delle altre fabbriche metalmeccaniche insultavano i lavoratori Fiat perché la stragrande maggioranza andava al lavoro, non partecipava agli scioperi. E quindi c'era anche questa situazione di lavoratori Fiat che si sentivano anche un po' emarginati dal movimento dei lavoratori stessi, proprio perché vivevano in un contesto particolare, che tra l'altro, nonostante tutte le condizioni militari, eccetera, eccetera, che avevamo detto poc'anzi, comunque Fiat pagava qualche soldino in più rispetto agli altri operai. C'era quello che oggi noi chiameremmo il welfare aziendale, leggermente migliore di altri, con una garanzia del posto superiore rispetto ad altri. Come dicevamo all'inizio di questo video, quando scoppiarono appunto gli scioperi per il rinnovo del contratto aziendale di quelle 3 giornate, FIA aveva tentato anche di rilanciare, oltre all'accordo separato fatto con UIL e con SIDA, dando un premio extra di 27.000 lire, che rapportato agli euro di oggi potrebbe far sorridere, potremmo dire 15 euro, però tenete presente che lo stipendio mensile era di 48.000 lire, per cui stiamo parlando di un premio anche decente. Perché Fiat aveva detto che avevano fatto i conti del primo semestre, l'azienda andava bene e che quindi volevano premiare i lavoratori per il loro sforzo, il loro sacrificio, che era anche questo un tentativo di rompere il fronte. E come appunto dicevamo, c'erano lavoratori Fiat in questo contesto dove venivano attaccati dal padronato, attaccati dal governo, ma attaccati anche dagli altri lavoratori perché questi lavoratori trattavano quelli Fiat come dei crumieri. E c'erano state, sempre nel 62, all'inizio del 62, delle lotte molto forti all'interno di altre aziende, parliamo della Michelin come di Lancia, dove anche qui c'erano molti immigrati, tra l'altro immigrati del sud ovviamente, dove anche qui delle lotte molto dure che poi hanno portato a degli accordi, degli accordicchi per cercare di sedare gli animi, di
di lavoratori che in realtà erano poco contenti, insomma, degli accordi che si erano trovati. Quindi tutta questa serie di elementi è stata un po', facciamo così, non so, è come un vulcano, no? Che è tutto lì sotto, che cova, 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 dall'esterno non si vede niente o quasi, ogni tanto si vede uscire un po' di fumo da quel vulcano, ma alla fine sembra che sia dormiente o che magari stia anche russando, insomma. E invece all'improvviso poi esplode in questa maniera. E quindi queste lotte, questa rivolta di Piazza Statuto è, a nostro modo di vedere, importante proprio perché dialetticamente dimostra che anche quando sembra che nulla si muova, in realtà la situazione non è mai ferma, è mai calma completamente, e soprattutto ci deve aiutare a riflettere sul fatto di non avere degli schemi mentali rigidi e cercare di capire che cosa si muove. In quel caso lì, la maggior parte, non la totalità degli attori in campo, non si era accorta di questo innesto in massa di lavoratori, giovani lavoratori che arrivavano dal sud, che rompevano tutte le regole del gioco e entravano in piazza a rivendicare i propri diritti di lavoratori e, perché no, di esseri umani, quindi di condizioni migliori in fabbrica, di condizioni migliori fuori della fabbrica, con stipendi migliori e con qualità della vita superiore a quella che stavano facendo. Per chiudere, facendo un parallelismo, sapendo dei limiti che hanno questi tipi di ragionamenti, cioè dei parallelismi, e sapendo che il 1962 non è il 2020, non solo per una questione di calendario, ma proprio per questioni pratiche oggettive, soprattutto per un aspetto che allora si era in pieno boom economico e oggi invece siamo in piena crisi economica, non solo italiana, ma potremmo dire, senza paura di sbagliarci, di una crisi mondiale planetaria aggravata, ma non causata, aggravata dal Covid-19, e quindi queste due cose sono sicuramente differiscono in maniera importante. Però ci sono delle similitudini proprio in questi giorni, si sono rotte le trattative sul rinnovo ancora del contratto dei metalmeccanici, dove il padronato rompe il tavolo delle trattative, si alza e se ne va. Tra l'altro, cosa che ce l'hanno dimenticato di dire prima, anche lì durante le trattative, anzi durante gli scioperi dei lavoratori, Fiat, a un certo punto Fiat ha detto: vabbè, visto che voi le cose non volete capirle, ci pensiamo noi a farvele capire, dichiarando la serrata dell'azienda, e quindi dicendo: se voi non tornate a lavorare, vi lasciamo a casa noi e chiudiamo noi l'azienda, giusto per fare prova di forza su prova di forza. In questo caso non c'è ancora una serrata padronale, ma Confindustria, parlando dei giorni d'oggi, rompe il tavolo delle trattative di un padronato aggressivo, come allora con il nuovo presidente Bonomi, che dice: noi il contratto lo vogliamo rinnovare, ma a costo zero, cioè senza darvi nessun aumento salariale, al massimo possiamo pagarvi con il welfare aziendale. E quindi anche da questo punto di vista una similitudine con quel periodo. Una similitudine anche qui sul fatto che c'è da parte di moltissimi lavoratori una disaffezione verso il sindacato, quindi anche verso la CGIL, che pur rimane il sindacato più grosso in Italia, ma una disaffezione verso qualsiasi sigla sindacale, anche dei sindacati di base, apparentemente molto più combattivi, un'aggressività padronale, come abbiamo appena detto, e una disaffezione verso la politica in generale e un'assenza quasi totale di partiti di riferimento della classe lavoratrice, perlomeno di partiti di massa che non esistono.
Ultimo elemento, in un paese dove è carico anche oggi di immigrati, non tanto quelli del sud Italia che comunque continuano ad esistere immigrazione dal sud verso il nord, ma di immigrazione da paesi non italiani, quindi extraterritoriali, chiamateli come volete, insomma, comunque di altre popolazioni che si riversano in Europa e quindi anche in Italia, in cerca di un mondo migliore, un mondo di vita, un mondo di condizioni umane migliori rispetto a quelle del loro paese di origine. E di una situazione che abbiamo visto, ad esempio, a marzo del 2020, quando ci fu il lockdown, in quelle famose giornate di marzo che poi ci hanno ispirato per dare il nome alla nostra area sindacale, dove anche lì ci furono queste lotte non generalizzate ma importanti, a partire dalle grandi fabbriche, a partire dalla Fiat, a partire dalla Fiat di Pomigliano, autogestite dai lavoratori, non indirizzate dalle organizzazioni sindacali. Al limite l'organizzazione sindacale ha tentato di seguirle e di mitigare, diciamo, l'impatto di queste mobilitazioni. E quindi studiare i fatti come la rivolta di Piazza Statuto ci serve ovviamente non solo per un fattore storico di conoscenza, ma per imparare a leggere questioni difficili, complicate, articolate, dialettiche, di usare quei criteri per poter leggere la situazione di oggi e capire. Perlomeno questo qua è quello che abbiamo capito noi di quello che sta avvenendo, che anche in un contesto come quello di oggi ci sono situazioni similari di possibile potenziale di esplosioni, di lotte. Noi siamo certi che ci saranno, difficilissimo dire se saranno oggi, domani o dopodomani, ma ci saranno e con dinamiche diverse rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Perché veramente il mondo politico, economico e sindacale è cambiato, la concertazione negli anni 90 non c'è più, siamo completamente in un mondo nuovo e quindi ci saranno esplosioni diverse di lotte rispetto al passato, ma queste esplosioni di lotte ci saranno e noi vogliamo studiare e nel contempo organizzarci per contribuire, per stare dentro a queste lotte e per dare una direzione politica e sindacale a queste lotte, e invitiamo tutti i militanti, gli attivisti, i lavoratori a discuterne con noi e a mobilitarsi insieme a noi. Ciao a tutti!